Siamo live sulla pagina del Campo Morone Santo Cielo Femminile. Benvenuti a tutti al nostro secondo appuntamento con Tutto Campo dedicato al femminile. Oggi abbiamo tra i pilastri della nostra squadra WISP Giulia Rogina, Jessica Nasso e Sara Mazzarelli. Salutiamo intanto, che aspettiamo che si collega un pochettino di gente. E le ringraziamo per essere qui stasera, siamo sicuri che sarà una puntata interessante e anche da ridere. Beh, da ridere sicuramente. Esatto. Incominciamo un pochettino prima di parlare, diciamo, proprio del nostro mondo bianco-blu. Cerchiamo un po' di conoscere, di farvi un po' conoscere da quelli che ci guardano. Parlateci un po', diciamo, della vostra, tra virgolette, carriera, da dove siete partita e le vostre esperienze prima di arrivare al campo. Partirei da Giulia. Vabbè, carriera, mi sembra un po' esagerato parlare di carriera, comunque... Infatti ho detto tra virgolette. Tra virgolette. E diciamo che è stata abbastanza limitrofa a casa, e quindi ho iniziato nella Praese, dove siamo arrivati secondi in campionato di Serie C. L'anno che poi siamo arrivati secondi, all'epoca ancora si poteva o vendere il titolo o comunque non salire, perché la società non aveva la parte economica, e da lì poi mi sono trasferita a Multedo, diciamo in sempre in Serie C, e da lì abbiamo fatto due promozioni, dalla C alla B e dalla B alla A2. Abbiamo cambiato un po' di nomi, diciamoci, per sempre per questioni economiche, associandoci a Sestrese, Arenzano e in ultimo all'Atletic Club, però diciamo la base di fondo, lo zoccolo è sempre stato la parte di Multedo. Jessica? La mia, se la quella di Giulia, tra virgolette, la mia ancora di più, però vabbè, ho iniziato a San Giovanni, qua una squadra di Sestri, e poi siamo stati inglobati dalla Gaccio, ho passato svariati anni alla Gaccio facendo la Serie C, poi ho fatto un mese a Livorno, poi mi hanno operato, quindi sono ritornata alla Gaccio e ora mi ritrovo a Campo Morone. Ah sì, perché gli infortuni non fanno parte della NAS, dobbiamo ricordarlo. No, le ossa giovani. Parte della categoria leggende metropolitane o no, diciamo, qui bisognerà rispondere. Esatto. Sara, invece, raccontaci un po'. Ma la mia carriera è iniziata un po' tardi, forse. Ho iniziato a 15 anni, ormai adesso le ragazzine iniziano molto presto. Invece io ho dovuto un po' lottare per iniziare a giocare a pallone. E niente, ho iniziato in una squadretta vicino a casa, nel Chivasso, che poi è diventata Real Canavese, ed è lì che ho, diciamo, masticato il vero calcio. E dove più che altro sono cresciuta, dove poi ho giocato per la prima volta in Serie B. Per me ero giovane, avevo 16 anni e sembrava come se stessi giocando la Champions League, no? E poi da lì ho fatto un salto, diciamo, di qualità andando a giocare a Luserna, dove ho avuto delle grandi soddisfazioni. Abbiamo vinto il campionato di Serie B, siamo saliti in A, abbiamo mantenuto la categoria, quindi per due anni abbiamo giocato in Serie A. E poi... un po' di vicende mi hanno portato via, sono andata sulla sponda Torino, dove anche lì ho vissuto delle belle emozioni, un bel campionato, per poi approdare al Genoa, dove diciamo è stato un anno difficile, un anno un po' travagliato, ecco, impegnativo. E poi niente, sono finita dove forse era destino, visto che già mi allenavo col Campo Morone, poi alla fine... è stata, direi, un'ottima scelta essere andata a giocarci, ecco. Bene, bene. Tanto abbiamo già tantissime persone che ci stanno seguendo e i commenti che stanno arrivando, poi dopo piano piano incominciamo a leggerli. Ora che ci avete un po' raccontato di voi, vi volevo un po' chiedere il bilancio, raccontarci un po', ecco, la stagione di quest'anno. Ricordiamo che ci siamo fermati a due partite dalla fine, al primo posto, e purtroppo questa cosa qui ci ha fatto sospendere tutto. Raccontateci un pochettino com'è andata, un po' ecco le vostre impressioni. Facciamo il solito giro.
Sì, diciamo che allora penso che per tutti e tre il discorso di partire poi col calcio, passare poi al calcio un po' più amatoriale, quindi a 7 campionato WISP, sia dovuto soprattutto per il discorso lavorativo che ci porta via ovviamente molto più tempo e quindi per gli allenamenti e tutto sarebbe stato difficile da sostenere un campionato, diciamo, ai livelli dove avevamo giocato precedentemente. E, però abbiamo provato a portare un po' di peso del nostro bagaglio anche nel calcio amatoriale e ciò ci ha portato l'anno scorso a direi forse un punto. Mancato dalla prima e quest'anno insomma siamo partiti male, siamo partiti con un pareggio, cioè non direi non male perché in realtà la prima partita è stata una partita che credo che chiunque fosse venuto a vederla si sarebbe divertito, sospesa fino all'ultimo quando poi la NASA ha deciso di infortunarsi. E quel, come tutte le belle partite. Ogni momento cruciale del racconto si intreccia con la NASA. Meno quello ci ha destabilizzato e le partite, diciamo, quelle un po' più difficili di solito vengono decise da episodi in questo caso. Della NASA ci ha un po' distratto un po' sulle posizioni in campo e no, purtroppo non riesco a vederle tutte le partite, sicuramente degli ultimi 2 o 3 anni quelle che ho visto io qual è stata la partita più bella, perché anche un spettatore da fuori comunque a un livello di una partita così alta è stata difficile da vedere. Bella partita. Non so NASA se poi ci vuoi dire qualcosa. No, io posso solo dire che quando non c'ero io avete sempre o perso o pareggiato, quindi... No, diciamo che quest'anno ci sono stati molti fattori che ci hanno fatto perdere un attimo la bussola. Comunque c'erano anche ragazze nuove che dovevano capire il modulo di Zwibu, che capisce solo lui, quindi è normale che ci sia un attimo di difficoltà. Però poi quando abbiamo iniziato a ingranare sono usciti i risultati. Con tutte le problematiche di spogliatoio che ci possono essere in qualsiasi squadra, però diciamo che mi sono divertita quest'anno, abbiamo giocato bene e sono molto soddisfatta. Oh, Massa, vai che poi mi confondo con il campo che dico Massa e poi non ci capisco più niente, devo dire. Ma io questo campionato lo conoscevo poco, nel senso che per me era affacciarsi a un gioco anche diverso, non avendo mai giocato a 7, anche le misure, ho dovuto un po' prenderci l'occhio, ecco. E quello che ho capito è che tutti pensano che andare a giocare a 7 sia un po' l'ultima spiaggia, sai, ci si va a giocare quando oramai si smette dal calcio a 11, e quindi si pensa che siano delle passeggiate le partite, invece no, ci sono delle squadre ostiche con cui è anche piacevole giocare. E quindi c'è la possibilità di dare spettacolo, di far vedere anche un bel calcio e secondo me noi in alcune partite l'abbiamo dimostrato. Siamo state sfortunate quest'anno col campionato che è stato interrotto, però penso che la classifica parli da sé. Sì, diciamo che anche il modulo di Tribù parla di sé. Col fatto di... Non mi ricorda un pochettino la bizzona di Oronzo Canà, ecco. Sì, diciamo che nel mio motto c'è sempre prima non prenderli e poi farli, il suo forse è l'esatto opposto, però devo dire che fino alla fine poi la Fune ha avuto anche ragione, quindi esatto. Non si può dire niente. Ho fatto una serie dopo qualche scivolone iniziale, abbiamo fatto una serie lunghissima di vittorie, quindi poi alla fine. Mi ricollego al discorso di Sara, io dal 2012 che lo facciamo con Tribù, è stato, la Giulia l'ha vinto mi sembra 7 volte se non sbaglio, piano piano è cresciuto sempre di più, è diventato, era veramente su un po' amatoriale, piano piano, anno dopo anno, un po' col passare, forse anche un po' complice di tante ragazze che sono passate per motivi lavorativi, e anno dopo anno è veramente cresciuta tantissimo. Gli ultimi 2 anni credo che la 1 WISP sia stata di un livello veramente alto, ecco. Quindi è vero come dicevo. Quest'anno secondo me anche di più rispetto all'anno scorso. Sì. Poi vi volevo un po' chiedere, ragazze, una cosa, se ci sono alcune leggende che girano attorno alla squadra, che poi ovviamente lo staff nostro di maschi certe cose non le può vedere, che non può entrare nel spogliatoio o altro.
si parla di questi leggendari terzi tempi, soprattutto per merito della pianina, dove si mangia, tipo, diciamo, gli antichi romani, quindi Dio. Se era la serata giusta, ci stanno guardando in tanti, raccontateci un po' qualche retroscena. Avete tenuto le vecchie abitudini della squadra di quando sono partite, che avevano il terzo tempo obbligatorio, ecco. E chi sono un po' quelle un po' più attive, quando si tratta, ecco, di mangiare, di far festa? Secondo me sono siamo noi tre. Le più attive le hai qua stasera. Deve mangiare sicuro, vabbè, in primis la pianina, che praticamente lei è la guida Michelin, non hanno uguali, nel senso... Arriva roba da tutta Italia, cioè non so, secondo me si fa fare anche il pacco dal sud, anche senza avere parenti, e ogni volta poi parla di nomi improponibili, che noi tanto mangiamo qualsiasi cosa, che sia capocollo, come era l'ultima crescina, che non mi ricordo come si chiama, comunque, qualcosa di incredibile. E poi in teoria chi segna porta, incredibilmente la Nasso che ha portato qualcosina. Prima è toccata la Massa. Diciamo c'è sempre, si cerca sempre una motivazione, una scusa per far portare da mangiare a qualcuno, ecco. Alla fine sì, il problema è che questo l'hanno fatto ora che ho iniziato a segnare io, cioè prima nessuno portava, ho fatto due gol e niente, bisogna portare da mangiare. È stata una cosa fatta a persona proprio, ecco, cioè, un evento più raro che tu che segnassi, io che ti facessi assist, tra l'altro, scusa. Perché esatto. Senza il mio assist non avresti mai segnato. Sono state le tue scommesse a farmi segnare. Comunque, oltre alla pianina, anche la mamma di Sonia con i cioccolatini che ci vizia. Noi prendiamo ovunque, qualsiasi sì, genere alimentare. Siamo particolarmente forti, è vero anche lì. Ho visto anche le varie pizzate, poi dopo torneremo su un altro argomento, quindi... Sempre a tema Campomorone, comunque. Come? Sempre col tema Campomorone, cuore bianco-blu. Ovviamente hanno mangiato quando io ho viaggio di nozze, ma vabbè, questo. Sara, cosa ci dice questi famosi terzi tempi? Allora, prima di dire vado a giocare al Campomorone, ho detto Mister Tribu. Si mangia? Sì, ok, firmo. È stata la prima cosa che ho chiesto. Bianco, basta il cibo garantito. Esatto, ma questi terzi tempi sono fantastici, cioè ci spronano, a parte che si porta cibo se si vince, quindi ci sprona ad ammazzarci in campo pur di vincere, e poi con le torte della mamma di Sonia, quindi sì, è sempre un modo per, diciamo, per socializzare, un momento per stare insieme, di condivisione, ecco. Il nostro modo di assorbe le torte. È l'unica cosa che conta. Come la mamma. E dicevo, Luca, come? Poi c'è chi le assorbe le torte e chi rimane fisicamente con la mamma. Succedono questi fatti strani. Allora, leggiamo un pochettino, ci stanno scrivendo, abbiamo tantissimi messaggi, ora piano piano ve li leggo, così vediamo se c'è qualcosa da rispondere. Che... Silvia Cagnoni, eccole, ti saluta, era attesissimo, il suo primo commento non era neanche quotato, e tra l'altro gira voce che la Silvia sarà la prossima protagonista, quindi ci sverrà un sacco di aneddoti. Mi compro uno il capitano Grandi, lei ha già dato, quindi. Bomber Sonia Carmarino, ciao. Ilaria Piana, che è stata una delle protagoniste dei nostri racconti. E tra l'altro si vocifera che potrebbe iniziare un appuntamento settimanale dove ci fa vedere la preparazione di questo video. Si vedrà. Silvia Malavasi, a belle. La pagina del Campomorano Luis Femminile. Spengere la TV e correte a vedere lo streaming della ragazza bianco-blu. Questo non c'era video. Poi Valentina Martini, grandi ragazze. Simona Novara, buonasera ragazzi e ragazzo, salutiamo Simona. Ecco, è arrivato Mister Immancabile. Immancabile, Tribu Immancabile, come gli smile che ci manda su WhatsApp. Gli stickers. Hanno la bellezza dell'uso della punteggiatura, sarebbe. Poi Silvia Malavasi, sempre colpa della Nasso, direi che anche confermo. Questa Silvia, poverina, mi supporta e
la faccio girare in macchina ovunque, quindi sì, Silvia è l'unica che me lo può dire. Luca non lo sa l'aneddoto del taxi. Raccontateci l'aneddoto, che sono fatte apposta queste serate. Vabbè, quando una notte di un rigido inverno stavamo ad allenarci in quel diso verde, abbastanza dietro l'angolo per noi di Pegli, Pra e Sestri, diciamo, la Nasso l'aveva portata all'andata la Nicole in macchina con la Nicole, perché vabbè, mi passano a prendere dal lavoro. A un certo punto siamo sotto casa della Nasso e la Nicole, visto che come sappiamo tutti va a un lavoro che si alzava molto presto la mattina, era andata diretta a casa sua. Niente, scendiamo dalla macchina, non aveva la borsa con le chiavi dentro, era rimasta nella macchina della Nicole. A questo punto era già rinzato sotto le coperte col pigiama. E allora la Malavasi l'ha portata un po' da Renzano. Poverino. Recuperare le chiavi di casa. Infatti per Natale gli ho regalato la scritta taxi da attaccare sulla macchina, così la vedo. L'ha attaccata poi la scritta? Sì. Si illumina quando ti viene a prendere. Poi Sonia Carmarino ti scrive: Nassa sei la solita, mi sa che sarà bersagliata, è sempre di mezzo alla Nassa, di nuovo Mister Tribu. Silvia Cagnoni: stranamente la Nassa si è portata la prima partita, ho imparato a conoscerla subito. È vero, io ero lì, mi sono spaventato tantissimo, pensavo nell'infortunio più brutto del mondo e dopo 4 giorni correva, quindi... Vabbè, ricordiamoci comunque come è avvenuto l'infortunio, era già tanto se c'avevo ancora un piede, quindi... A 7 si va, perché sarà solo... Seconda partita non c'eravamo tutte e tre. Se ti chiama Tribu, non ho capito il messaggio, che chiama Tribu. Si va perché forse sarà... il modulo che si chiama Tribu. Ah, si chiama Tribu, il nome del modulo. Ah, ok, non è la bizona, ma ho capito. È un rombo, esatto. Strano, molto strano. Silvia Cagnoni, grande pianina. Ecco, Ilaria Piana, raga, la pianina porta fortuna in panchina e porta il cibo dopo, direi. E anche il tè. Il tè che bevo solo io, tra l'altro, e la massa. È vero. Chef Pianina, acclamata tantissimo. Pianina 5 stelle Michelin. Poi Angelo Brunelli, Bomber Tancredi dietro lo Smilf. Troppo di magrini. Sonia Caramelina è cominciata dai miei cioccolatini. È vero. Che non l'ho mangiato. Marta Capparucci, crescia di Pasqua from Gubbio. È una delle tante mete. Esatto. Arrivano i prodotti pregiati. Complimenti a tutti per la mezza stagione affrontata. Vi chiedo, come vi state allenando in questo periodo? Che motivazioni e ambizioni avete per la prossima stagione? Chiaramente quando si potrà ricominciare? Tanto salutiamo Stefano Pupo. Una bella domanda, facciamo un solito giro per la risposta. Beh, io per ora, visto che ci ha dato l'ok, diciamo, il presidente, vado 3 volte in settimana in bici. Se non mi serve poi, diciamo, il DAI quando arrivo in cima alla vetta che è sopra casa mia, e per il resto qualcosina, qualche esercizio magari da casa, ecco. Manca un po' di relax. Io ho corso l'altro ieri e non mi muovo da 2 giorni, quindi direi che come iniziata è finita la mia attività fisica, quindi rinizio poi con calma. Sara? Ma io ero molto preoccupata da questa quarantena, perché per quanto mangio ho detto non uscirò più dalla porta, finita la quarantena, e quindi mi sono data un po' alla palestra a casa, qualche esercizio, un po' di rinforzo, un po' di aerobico e di attività aerobiche, quindi così ci si arrangia in qualche modo pur di non star fermi. Io dico la mia, dico una risposta seria, molto difficile sia dalla parte mia della dirigenza, credo anche la vostra. Visto questi 2 mesi è difficilissimo pensare, nel senso, al calcio, ma proprio intendo il calcio giocato, perché è ovvio che c'è il dispiacere di essersi fermati così, soprattutto perché poi è ovvio che non dispiace quando si vince, però ecco... psicologicamente, diciamo, abbiamo abbastanza staccato, perché è una situazione talmente brutta che mi sembra di aver capito che anche per voi sia stato così, ecco. Mm-hmm. Difficile, ecco, pensare al calcio. Vediamo un po', andiamo avanti. Tribu, si allenano sul piatto. Sempre.
Io ho detto abbiamo psicologicamente staccato e Tribù ha detto che abbiamo staccato praticamente. San Pierina. Credo che sia un paese di provenienza. I cioccolatini della mamma di Sonia, patrimonio dell'umanità. La pasta si porta lì poi per la colazione. È vero, ma c'è da dire che lo faccio perché sono di fretta e non riesco a gustarmelo. Allora penso che al mattino sia il momento ideale, quindi mi faccio il mio bel fagottino e scappo via. Ma ha scritto la NASA o la massa? Io non l'ho ancora capito. La massa. Sì, io mangio sul posto. Messaggio di super aneddoto. E vi invitiamo a seguire il suo blog interamente sul calcio femminile Stelle in Campo. Quanti piedi buoni in questa diretta? Credo che si riferisca anche a me, quindi... Ma infatti hanno i tre, io mi metto indietro. Giulia Turolla ci saluta, che tutte le volte ci scrive da una parte diversa del mondo. Alessandro di Membrana per la NASA, ecco. La Mala, il famoso Taxi Mala, eccolo. Taxi Mala potrebbe essere anche il titolo di un tormentone estivo, invece è una cosa che... Nicole Profumo sul pianino. Si alieno sul piatto del geletto. Giù, hai la bici finta nelle foto che mandi. Un carbonato di quello che metti le... Giù. Poi Matteo lo gioco, io mi alleno con la forchetta. Come noi, infatti non fa una piega. Paolo Manno, grandi ragazze bianco-blu dal mister, salutiamo mister Manno che è il mister della nostra squadra di calcio a 5 del Campomorone. Matteo, lo giuoco, passo dal tavolo al divano, un saluto dalla vostra portinaia. Sarebbe la Paola che non ha Facebook. Ah, ok, ecco. Ah. È di famiglia comunque. Sono portinaio per davvero, ho detto magari qualcuno di voi. Capisci Luca, la tecnologia è familiare come puoi ben capire. Sì. Taxi Mala, anche una serie TV sui narcotrafficanti. Magari Netflix Italia ci sta seguendo e può prendere spunto. Commenti direi basta per adesso. Passiamo a, diciamo, abbiamo tre domande, una per uno su alcune cose, per se vogliamo sfatare alcuni miti o no, alcune cose simpatiche. C'è questa gira questa voce, chiedo a Giulia, che è al compleanno mio, tra l'altro, e tutti gli anni organizzo appositamente per perdere la partita dopo, quindi abbiamo detto che lo faremo a settembre o a fine campionato, faremo la super festa. Gira voce che hai mangiato, dicono, dalle 4 alle 5 alle 6, una quantità indefinita. Riusciamo a dare un termine, a chiarire questa vicenda una volta per tutte o... Sì, secondo me bisogna dare un termine quantistico sul peso mangiato, perché praticamente c'erano state molte discrepanze su quanti etti poteva essere una fetta di torta o no, per capire quanti potevamo essere per preparare la torta che l'ha fatta la mamma della Sonia. Buonissimo. Però non abbiamo capito che numero è uscito. Io non devo aver mangiato metà, credo, perché poi stava male avanzarla. Tu eri a dieta e quindi qualcuno poi doveva pur sacrificarsi. Io mi ricordo solo che la guardavo e c'aveva sempre la bocca piena. Sempre. Sperando che avevo già mangiato anche una pizza e mezza prima. Sì, esatto. Il classico gesto quando si dice il cuore oltre l'ostacolo è stato giusto. Bisogna, come in campo, bisogna sacrificarsi, perché sarebbe stato veramente brutto lasciare una torta così fuori. Quindi, il cuore oltre il colesterolo. Per la squadra. Il cuore oltre il colesterolo invece è nel titolo di una puntata di qualche dottore che ci spiega. Esatto. Poi ne una per Jessica, che è stata eletta, abbiamo visto anche dai messaggi, a parte gli scherzi, indubbiamente, diciamo, si usa negli uomini, uomo spogliatoio, in questo caso diciamo ragazza spogliatoio. Sei una che fa casino, ma positivo, nel senso che fa legare molto la squadra, tiene sempre sul morale. Era questa cosa. In realtà non è che io leggo la squadra, è che tutti si mettono contro di me e mi bullizzano. Quindi cioè, è questo che mi fa rendere la ragazza spogliatoia. Poi da quando quest'anno è arrivata la Cagnoni, questo è aumentato ancora di più.
La pianina è passata da darmi del lei e dopo un giorno mi insultava, quindi diciamo che no, però mi piace fare la scema, mi riesce bene e continuo a fare. Almeno questo è il contributo che do alla squadra. A parte i momenti in cui non parla e non si capisce, allora lì non la smuovi, dici ma no, oggi non sta bene. È stata una stagione questa con un contributo importante anche in campo alla grande, oltre contributo fuori, a parte gli scherzi, perché è importante, importante anche quello. E abbiamo il leggenda o verità anche per Sara. È vero che dopo il tuo primo incontro con Tribù volevi subito tornare a Torino? Parlava in genovese? Ho detto, ma dove sono finita? in che posto sono? No, a parte gli scherzi, Mister Tribù è davvero una persona squisita. Una persona squisita che, non so, se dovessi dire, raffigurare la parola buona, ecco, io direi Tribù. Quindi è anche per lui che sono venuta a giocare al Campo Morone, perché mi ha conquistata, se si può dire. Sì, sì, è vero. Come dire. Ha conquistato tutta tranne il modulo, diciamoci la verità. Però. Esatto. No, Tribù, Tribù conquista tutti con la sua bontà, e come ho detto la scorsa live, lo ringrazio perché sono davvero dal 2012, sono 8 anni che fa tutti gli anni dall'inizio, sempre con ragazze diverse. Lui, diciamo, è quello che ha fatto nascere questo progetto e lo porta avanti, quindi un grande, sicuramente lui è un grande appassionato, ma un grande sacrificio sul campo, ecco, comunque allenarsi, partire. Anche perché le donne, sì, è difficile. Non diciamo una cosa, non diciamo una cosa nuova, ecco, è difficile, però sempre andato bene. Calcola, Luca, che lui ha avuto ragione, che è l'unica partita in cui ha deciso di invertire i ruoli di tutti, che non si è capito, ha detto ma cosa ha deciso di fare. Da lì abbiamo infilato il filotto positivo e continuava a dire non è possibile. Infatti nel suo modulo vincente io ero in panchina. secondo me anche lì era una questione, si mettevano d'accordo, ti bullizzavano giocatrici in Mister, era per prenderti in giro. Che tutto torna, Nassa. Esatto. Poi Sonia ci dice grazie di cuore squadra, riferirò alla mamma e gli stavo pronta che appena sarà possibile vederci magari rifesteggiamo. Ha stato anche io un po' di queste cose leggendarie dei terzi tempi, quella Nassa non lo fa apposta, è proprio così, mi sembra un complimento. Poi la massa dopo il primo incontro con Tribù è corsa a Felcinelli e cercare di tirare. Perché gli ha detto, come facciamo calcio? Noi picca tutti, così, e lei non sapeva cosa rispondere. Silvia Cagnoni, io mi sono messa a seguire il gruppo, tutte contro la massa, dovevo integrarmi. Ricordo pure in macchina con lo taxi Silvia, non ce la fa psicologicamente. È vero, anche la Cagnoni. Da questi filtra quanto ti vogliono bere. Volevo affrontare, ragazzi, con voi un ultimo, torniamo a un momento serietà dopo questo della scemenza. Diciamo sul calcio femminile, che fate parte da tantissimi anni, diciamo dopo il mondiale c'è stata un'impennata, diciamo, su media, televisioni, diciamo del tutto il movimento. Per la prima volta qualche calciatrice è diventata famosa, nel senso, le bambine hanno sempre avuto un po' l'idolo calciatore maschio perché vedevano solo quelli, diciamo, Girelli, Linari, Sabatino, un sacco di calciatrici dove possono prendere spunto. Volevo sapere un po' la vostra opinione, sicuramente sarete contente, diciamo, della crescita in questi ultimi anni del calcio femminile. Sicuramente ne beneficeranno le leve piccoline, andando piano piano, secondo me si può sempre crescere, perché la popolarità porterà sicuramente anche qualche sponsor, investimento, che è brutto dire, ma poi è quello che serve nel calcio per andare avanti. Diciamo il solito giro. Yeah.
sì, diciamo che a differenza di come ha detto magari la massa prima, che aveva iniziato un po' più tardi, io avendo iniziato praticamente da subito, anche se la mamma non era poi così felice, e poi ho portato dietro anche la sorella, ho avuto la possibilità, diciamo, di giocare insieme alle ragazze dall'Under 12. Adesso mi pare che ci siano categorie anche già dall'Under 10. E sì, quindi, diciamo, i primi calci proprio li ho tirati con una squadra maschile, che forse è stato anche il mio cavallo di battaglia, perché comunque poi a quell'età non hai molte differenze, e sicuramente quello mi ha aiutato. Però credo che sia anche importante poter giocare con la tua squadra di ragazze, non doverti cambiare in un arbitro, in uno spogliatoio di arbitri quando ci sono le gare, e quindi loro sicuramente hanno questa possibilità e penso visibilità in più che noi tra virgolette non abbiamo avuto. E anche tutto il discorso che ti dicevo del cambio di nomi, unione con altre squadre che poi ho vissuto, diciamo, nel calcio a 11 è sempre stato dovuto a questioni economiche e anche liti tra virgolette tra settore femminile e maschile, in quanto anche quando Nicole andò a fare un raduno in nazionale, ora io non so, sono cose societarie, però forse danno dei bonus che ovviamente non venivano, poi venivano sempre tenuti dalla parte maschile e il settore femminile veniva solo, diciamo, usato per fare punteggio. Mi sembra che sia notevolmente cambiato e penso che sarà poi forse il nostro punto di forza in futuro. Jessica? Ma concordo con quello che è stato detto sia da Giulia che da te. Comunque la visibilità è aumentata grazie al mondiale, anche perché notavi persone che magari vedeva le partite con... cioè si appassionava a vedere le partite del calcio femminile quando magari due giorni prima non sapeva neanche che esistesse una categoria. Sono contenta per le piccoline, perché se tutti i bimbi sognano un giorno di fare carriera, diventare un calciatore, ora le bambine possono sperare di calcare solo che è un campo di Serie A. Io mi ricordo l'ultimo anno che ho fatto in Serie B che si potevano mettere i cognomi sulla maglietta, ero lì, sembravo al settimo cielo, quindi mi immagino giocare in un campo con magari gente che ti segue seriamente, che non sono tuoi familiari, deve essere qualcosa di stupendo. Sara? Beh, io invidio molto le ragazzine di oggi, perché hanno un'opportunità che poi noi forse ci neanche potevamo sognare, ecco, poter giocare in una squadra blasonata come la Juve, il Milan, l'Inter. Se me l'avessero detto ai tempi, no, non ci avrei mai creduto. Però so che tutto questo è stato possibile anche grazie ai sacrifici, proprio penso di noi giocatrici e penso anche di tanti dirigenti che hanno creduto e hanno investito nel calcio femminile. Non è da tutti, perché nel calcio femminile penso che non ci vai a guadagnare sostanzialmente, se lo fai è perché proprio ci credi e credi in queste ragazze e in loro vedi motivazione, vedi voglia di giocare, sacrificio, perché molti di noi, tutte probabilmente, non facciamo solo quello, non giochiamo solo pallone. Mi piacerebbe tantissimo poter vivere di pallone, ma non è possibile. Molti di noi lavorano, fanno 8 ore al giorno, se non di più, lavorano il sabato e la domenica, fanno le corse per andare a giocare la partita, sono tutti sacrifici e a volte lo fai senza avere niente in cambio, cioè solo per passione. E quindi vedere squadre come Juve, Inter, ripeto, Milan, Fiorentina, che si sono affacciate al mondo del calcio femminile e possono regalare a queste bambine la possibilità di diventare qualcuno, di diventare delle giocatrici famose, penso che non ci sia cosa più bella, penso, per lo sport, ecco, per lo sport in generale. Penso che sia qualcosa che ci meritiamo e che si meritano le bimbe. Vero, vero. Io dico noi... ci prendiamo un piccolissimo merito che come società, diciamo, di federazione siamo stati tra i primissimi, non so se i primi ma i primissimi a fare la squadra WISP, e abbiamo deciso sempre all'inizio di trattarla come, no, come si faceva
passatemi il termine da bar, ma trattarla come una squadra vera e propria. Abbiamo sempre messo a disposizione delle nostre ragazze gli stessi strumenti dei maschi, campi di allenamento, divise. E, mi è fatto piacere che una cosa che negli anni poi hanno seguito un pochettino tutti, tantissime, ora si trovano nei campionati, almeno metà delle squadre sono anche amatoriali, sono società vere e proprie. E poi è stato un susseguirsi di cose, come avete detto, tutte e tre riunendole. Sicuramente, come diceva la star, la Juventus ha fatto una prima mossa importante perché ha scatenato il domino di tutte le altre e ha fatto vedere davvero il calcio femminile sotto una prospettiva impensabile. E poi il mondiale, ma oltre che il mondiale aggiungerei la nazionale italiana che non aveva mai fatto così bene e quindi ha toccato proprio nel vivo tutte le nostre ragazze, bambine, tutto il, diciamo, il circuito calcio. E leggiamo un pochettino di commenti che sono arrivati ancora un bel po'. Deborah Storti ci scrive anche: mancava solo un capitano all'appello, eccolo. Che piacere vedere questi colori, sentire parlare di una realtà molto più che amatoriale come quella del Campo Morone. Buona serata da Livorno, tantissimo. Non poteva mancare il nostro reporter ufficiale Fabrizio Gallina, che ha un soprannome per tutti. Lucky Lucchetta Nasso. Fabrizio Gallina, persino Federico Buffa ha fatto una storytelling sul calcio femminile. Se andate sul canale YouTube del Campomorone Sant'Olcese, Federico Buffa ha anche parlato del Campomorone Sant'Olcese, scoprirete perché. Alessandro di Membrana ricorda Nasse Cagnoni che abbiamo la rivincita, giusto Giù? Perché qui avete perso. E Cagnoni, bravo, dato che la prima l'hai persa. Infatti. Melina Roghi Guaina, uno scioglilingua, credo. Noi abbiamo la stella del Ravano, ci potete parlare della stella del Ravano? Parlerà lei quando Ravano. Verrà. La stella del Ravano è la Cagnotta. Ecco. Soprannominata stella del Ravano in quanto miglior giocatrice del torneo Ravano. Ha iniziato a calcare i campi del calcio ligure. Ma perché c'era solo, era la prima edizione del Ravano quando l'ha fatto la Cagnoni? Credo di sì, più o meno, quelli erano gli anni. Stavi per dire era la sola a partecipare, invece. Una cosa brutta. tecnicamente non le si può dire nulla. Sì. Certamente, è stato un grandissimo innesto. Per la sua esperienza in campo è fortissima, anche simpatica perché funziona per tutte, quindi ci stuzzichiamo. Grande Sara a tutta pizza, sempre un buon cibo. Comunque volevo tirare una lancia che sembra per la NASA un incompreso forse. È stato Silvia Cagnoni merde, chiude perché non gli è piaciuto la stella del Ravano, ecco. No, le piace. Sono veramente ansioso di averla qui ospite, così potremo parlare, fare un capitolo solamente sul Ravano, ecco. Esatto. Saremo qualche dettaglio in più. Bene, abbiamo finito anche i commenti, siamo arrivati alla fine, ragazze, abbiamo passato 40 minuti di risate. Ne leggiamo ancora uno, è arrivato a Tribù. Perso un belin, me l'ha rubata. Ero in forma sbagliante, non lo ricordo. Mister parla di me. Il premio della partita era in mele, Tribù. Esatto. Dicevo, vi ringrazio tantissimo. Abbiamo passato 40 minuti belli, abbiamo detto qualche retroscena della squadra, abbiamo parlato un po' di voi, un po' del calcio femminile. Abbiamo, e soprattutto ci siamo fatti due risate così. Anche un po' quella piccola cerchia di tifosi, di gente che ci segue, ci facciamo un pochettino vedere, visto che non ci facciamo più vedere in campo, purtroppo. Quindi vi ringrazio tanto, speriamo di rivederci presto. Venerdì prossimo abbiamo una super puntata con tutti i mister che si sono seguiti in questi 8 anni di WISP, quindi sarà anche super tribù, super protagonista, che lo dovremo tenere a freno. Luca cerca di mettere una mano sul modulo se riesci. Esatto. Il futuro. Vi preparate di già nella diretta, vi fate tutta una domanda sul modulo. Esatto. Anzi, potremmo chiedergli se ci spiega bene il modulo una volta per tutte in diretta nazionale. Facciamo uno streaming. È impossibile.
Gliel'abbiamo chiesto una volta, ma... cioè solo in Afghanistan potranno capirlo. Sì, sì. Sì, perché poi vedrete che lui si collega in una cosa tipo una caverna un po' buia, gli occhiali distanti, quindi è tutta una cosa mitologica. Un messaggio visto che siamo ancora in linea. Grandi ragazzi e grande Luca, sempre forza campo. Direi che su forza campo chiudiamo. Vi saluto anche così. Ci salutiamo. Alla grazie, prossima. Luca. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. Salutiamo ciao. Tutti. Ciao. Ciao.